Io sono Maddio ed oggi sono qui con un nuovo video, una nuova tipologia di video che io adoro, ovvero i vlog. E quale migliore occasione se non la giornata di oggi, che ho deciso di dedicare completamente a me, e infatti sfrutterò proprio questa giornata per andare a fare un giretto al Fidenza Village. Rimanete con me perché ne vedremo delle belle, ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro potete farlo lasciando un like, commentando, condividendo il video con amici e nemici, ma soprattutto iscrivendovi al mio canale, attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati quando esce un nuovo video. Ma ora andiamo a vedere l'outfit. Allora, outfit di oggi è fondamentalmente lo stesso che avete visto nel mio ultimo reel, ovvero cappellino di Prada, felpa vintage della Nike, poi abbiamo questi jeans di Bershka molto molto carini, impreziosito con le mie monolith di Prada che adoro, sono le mie scarpe preferite, e quindi adesso si parte con il vlog. Occhiali da sole, biker e via! Come vi dicevo, sono molto emozionato all'idea di fare un vlog, perché non l'ho mai fatto e non lo so, sono abbastanza carico per questa cosa, ma speriamo più che altro che vada tutto bene, perché oltre ad essere il mio primo vlog è anche la prima volta che faccio un viaggio così lontano, quindi speriamo bene. No, perché raga, per chi non lo sapesse, io ho tipo preso la patente ieri, cioè no, non l'ho presa ieri, ma quasi. Infatti mi sono attrezzato con delle bellissime e sobrissime scarpe da guida, perché non c'è dubbio che io guidi con le Prada fino a Fidenza Village, cioè già non sappiamo se ci arriviamo, poi se ci andiamo con quelle scarpe lì, secondo me proprio non arriviamo, cioè non arriviamo proprio. Come sempre, scarpe da guida per lunghi viaggi, come sempre, cioè, ho detto prima che è il mio primo viaggio, ma va bene, già mi contraddico nei primi minuti di questo video, però va bene così, insomma, non so se capisce, ma sono veramente teso, emozionato, aiuto, non vedo l'ora, però davvero spero che vada tutto bene, aiuto! Però bisogna superare le proprie paure ed uscire dalla propria zona di comfort, giusto? Non trovate che siano molto sexy, tra l'altro con il calzino bianco, cioè fanno la loro porca figura, no? Dicevo, raga, qua sto facendo tipo una mezza pazzia, almeno per i miei standard, perché io che mi prendo su e vado fino a Fidenza Village per registrare un vlog, diciamo che non è proprio una cosa che farei nelle mie corde, però sentivo che dovevo farla, sentivo che ne avevo bisogno, e il cellulare qua speriamo che non cada, aiuto, e sentivo davvero che era una cosa che, eccola, il cellulare che cade, che bello, oddio, tutto questo verrà tagliato. Sì, no, boh, forse no, secondo me lo lascerò, perché è talmente ridicola tutta questa situazione con io che tengo fermo il cellulare mentre guido, che forse sì, dal caso che io pensi a guidare e ci vediamo direttamente a Fidenza Village. Che dite, raga? Ma ce l'ho fatta! Incredibile, bellissimo! È incredibile, sono arrivato e non vedo l'ora di entrare. Adesso faccio il change delle scarpe. Però vi posso assicurare che per me è un grande traguardo, perché sono un po' impanicato ancora per quanto riguarda prendere la macchina, e quindi fare un viaggetto da solo di un'oretta così è tanta roba, quindi che bello, sono contento, guarda, sono veramente felice. Sono appena entrato nel centro e per ora si sta da Dio, raga, non c'è praticamente nessuno e non lo so, si sta davvero bene, comunque c'è veramente, cioè splendido, cioè ragazzi veramente, c'è il centro davvero
merita tantissimo. Se non siete mai venuti a Fidenza, vi consiglio veramente di venirci, perché ne vale davvero la pena. Raga, non so se riuscite a vederla, quella borsettina tipo appesa di Versace, che cos'è? La voglio ora. You can watch me. Acquisto da Prada fatto, sono molto felice, cioè proprio adesso, e vabbè, ok, ce lo convivremo con questo rumore. Volevo fare delle riprese dentro Prada, ma purtroppo mi hanno detto di no, vabbè, niente, però almeno souvenir preso. Ma possibile che tutte le volte che vengo qui a Fidenza io entro da Vivian Westwood e trovo qualcosa che mi fa impazzire? In questo caso ne ho trovate tre. Peccato che tutte e tre costassero l'era di Dio, e quindi aiuto, cioè veramente, tipo, stiamo parlando di blazer da 800 euro qua a Fidenza Village. Erano belli, erano bellissimi, solo che boh, cioè veramente 800 euro per un blazer, non so se sono ancora pronta a spenderli sinceramente. E quindi purtroppo niente Vivian neanche stavolta. Allora raga, ho concluso il mio giro a Fidenza Village e allora ho visto tante cose, come avete potuto vedere, ho provato, ho guardato, però purtroppo, come spesso capita, per quanto il posto sia bello così, a volte trovare delle cose carine un po', cioè che ti fanno un po' innamorare, perché per spendere un tot di soldi secondo me dovresti proprio innamorarti, non è facile. Ho fatto solo il mio unico acquisto da Prada, che dopo vi farò vedere, molto carino quello che ho preso, cioè insomma è una cosa che volevo da un tot di tempo. Salgo in macchina e mi sa che mi avvio verso casa. Ho provato delle scarpe di D-Squared, che secondo me gliele ho anche rotte. Mamma, mi sono sentito troppo in imbarazzo, però cioè, non è colpa mia, cioè c'era il filo lì che si è staccato e tutto. Non l'ho fatto apposta, comunque non mi hanno detto niente, ma non mi convincevano, perché erano delle derby che ricordavano un po' appunto delle scarpe classiche con qualche dettaglio streetwear, però no. Mi è dispiaciuto tanto per i blazer di Vivian Westwood, devo essere sincero, quelli mi è dispiaciuto tanto perché erano veramente fighi, però costavano una paternia di soldi. E poi cos'altro? Poi ho provato un orologio che vi lascio qua, che ho fatto la foto, perché anche lì, raga, non si possono fare le riprese. Cioè, l'unico in cui sono riuscito a fare le riprese è stato Vivian Westwood, perché per il resto, cioè, era top secret. Madonna, come si... cioè, vabbè. Che mi hanno spiegato da Prada, no, non puoi fare le riprese perché sono le regole aziendali. Vabbè, niente, ci sta assolutamente. Però sì, ho provato appunto questo orologio, mi ha molto colpito. Non sono un grande fan di Balmain, però devo dire che quello aveva un bel carattere secondo me.
Però no, no, non è ancora il momento di cambiare il mio orologio. Ci deve essere veramente quello che mi cattura, che mi prende proprio. E ancora non è arrivato il momento, quindi no. Però per il resto sì, c'è stato un giro abbastanza divertente, cioè oddio, divertente. È stato rilassante perché siamo comunque martedì, non c'era nessuno, poi comunque anche la situazione generale, mondiale non è che favorisca ovviamente, giri di questo tipo, quindi sì, è stato tranquillo, rilassante, ho potuto fare qualche ripresina, niente di che, però sì, adesso vediamo quando arrivo a casa se riesco a montare il tutto e a tirare fuori un video decente, vediamo. Ci vediamo quando arrivo a casa che vi faccio vedere invece che cosa ho preso da Prada, perché quello invece, come vi dicevo prima, lo volevo da un tot, mi piace e vedremo, insomma. Ci vediamo a casa. Raga, come vi dicevo, in realtà registro questa parte solo il giorno dopo. E niente, spero che questo video vi abbia intrattenuto, che vi abbia divertito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mua!